Benvenuti in un nuovo video e finalmente raga, Ce eccoci l'abbiamo qua fatta. con un video recensione, ovviamente salato. Video assaggi. Assaggi e anche recensione. Ok. Comunque raga, abbiamo gironzolato un po' tutto il web, veramente tanti Stata dura. siti, però alla fine siamo cascati sul sito di Dis & Gerry America. Volevo dirvi che Sì. non è niente di affiliato, anzi ho acquistato io, ho scoperto io il sito. E quindi, dato che aveva una vasta scelta rispetto agli altri siti di determinati prodotti, perché poi ci sarà un video misto che sarebbe questo, quindi iniziamo un po' così alla leggera per poi finire i Col video botto. assaggi col botto. Quindi ci sarà un prossimo video, quindi aspettate tutto. Quello solo che sarà un po' più a tema, A tema, diciamo, diciamo sì, questo è un po' monomarca. misto, quindi già potrete un po' capire, Sì. sono uscite un po' di novità e le ho volute prendere. Prima di iniziare, io ho aperto la box stamattina e ho ricevuto all'interno un bigliettino, quindi lo danno a tutti, io presumo, sicuramente. Comunque, raga, praticamente io vi lascerò il link giù nell'info box, che ovviamente anche voi, quando poi acquisterete, lo riceverete anche voi, potete fare la stessa cosa che ho fatto io in questo Sì. momento. Potete dare il link ad amici e parenti, io in questo caso lo metto giù nell'info box, che voi riceverete un 10% di sconto, che vi posso assicurare non è poco, perché io quando ho fatto l'ordine ho pagato tutto a prezzo mio, perché Sì. ovviamente non conoscevo Così. nessuno che avesse un 10% di sconto e quindi, come sempre, facciamo sempre le cavie per voi. Quindi voi riceverete un 10% di sconto, io 5 euro ogni volta che qualcuno di voi farà gli acquisti tramite Ma la l'info. stessa cosa anche voi È la se stessa cosa anche voi, esatto. inoltrate il Proprio perché non è affiliato, quindi è una potete cosa farlo uguale anche per voi. tutti. Vai, io direi di smistare un po'. Vai. Io direi quello. Questo Sì. che ci stavo Sì, guardando. infatti sì. Ok. Vai. Della Hers, Sì. jalapeño. Già. C'era il jalapeño. Cioè, iniziamo proprio male. E E formaggio. formaggio, quindi. Raga, iniziamo malissimo. Come ci Avevo hanno detto, bisogno di infatti. insalato. Come ci hanno detto che sono, alla fine io mi Puffs, le puffs. puff. Ok. 150 calorie per bustino. Oh, ma non è Oddio, sei proprio la salsa tipo ma dell'Holy no, ma Grail. sono pochi. Vabbè, perché il pacco piccoli. Io sto pensando ad altro, questo che non abbiamo preso. Non tieni tu. Sono così. Il forte arriva dopo. A me non è arrivata. Sì, mamma mia. Io forse lo sento di più per fatto No, non della. sono piccanti, no, non Però sono pochi. sono. Però si sente quel sapore tipo Così peperone. buoni. Un peperone, però non è che Però forte sembra dà tipo, a me fastidio. ricorda, tipo quella salsina rosa, però tipo l'odore, quando l'hanno il nostro sapore, ok? Sono buone. Sono Non danno fastidio che sono buone. No. troppo. Però Però un po' quella ti lascia un po'. Cioè. percezione. Sì, hai ragione. Ti lascia quel bel retrogusto. Sono buone. Ok, raga, queste sono sfiziose, se le trovate prendetele. Voto da 1 a 10, un bel 7,5. Sì, sono Siamo proprio nel d'accordo. nostro mondo. Sì, infatti ero proprio contenta di registrare questo video. Ok, vogliamo bere un attimo per. Beviamo. Non so te, ma quanto mi erano mancati questi video? Un Tantissimo, sacco. raga, veramente. So che voi li amate, quindi. Contentissima. Ok. Ok, queste qui. Noi Pringles! Da. queste non le Voi abbiamo non mai le ho mai provate, quindi provate. magari qualcuno, cioè non è che sono proprio recenti, No, nuove. io non penso che sia una novità, però raga, io da me non le ho mai viste. Comunque sono al cheddar. Pringles al cheddar. Eccole qua. Che poi non sono proprio le piccole, tipo noi da noi troviamo Sì, proprio la metà. tipo Infatti, come nel video. esatto, non ce l'ho da farvelo vedere, ma queste sono un po' più grandi. Sì, non ci Infatti, sta sono qua. da 71 grammi. Quella sono 50 o 49. Il bello delle Pringles è che si possono richiudere, quindi non si sfumano. Ma quante ce ne sono? Sono proprio tante. Comunque, non le abbiamo mai provate. No, ma io neanche l'ho mai provato. Io non le ho mai Ok, provate. vai. Mi aspettavo di peggio, tipo tutte rotte. Io sempre tre alla volta o due, ma una mai. Cosa buona. Sono
tipo al gusto classico, però che c'ha questo aroma di formaggio, non è troppo chimico, quindi non è forte, però è buono, sono piacevoli. È leggero, cioè non ti disturba. Sicuramente è semplice, cioè dare la fine. Esatto. Ci sarà sicuramente più là qualche gusto più frizzantino. Eh sì. Quindi per questo motivo ci teniamo abbastanza ferme. Io direi un 6 alla fine. Sì, la sufficienza. Okay. Perché... Io direi quello. Comunque devo dire la verità che questo marchio fa delle patatine veramente super sfiziose. C'erano altri gusti, però era proprio il bustone grande. Quindi tu vabbè, non devo mangiare. No, mai. Deep dish Hers deep dish pizza con formaggio sempre... però c'è qualche tipo non so paprika sopra, cheese curlies. No, Carlos penso sia, non so che cavolo è, però no, c'è qualcosa di rosso. Ma vabbè raga, lo scopriremo e li vedremo. Eccolo qua, quindi pizza e formaggio, vabbè vediamo. Io non sento niente, ma no, manco me. Bene. Super rosso, si vede tipo un po' di rosmarino. Origano, bra. Oddio. Però che buono. Si sente molto l'origano. Però si sente sono buone. Oddio. No, raga. Buonissime. Ma qualcosa in più. Quella nota. Questa è la decisa. Spiccata. Più. Si sciolgono ancora di più in bocca rispetto alle altre. Non lo so. Sento proprio una consistenza diversa. Quella. No, buono il. Questa aroma. Io un bel 9 glielo do. Per me se lo merita. 8. Però anche queste sono buone. Ma è difficile trovare patatine che non siano buone. Vero? Vero. Quindi è una cosa molto più. Più che recensione, è una cosa molto più da intrattenimento. Sì. No? Questi video sono anche però. Sì, sì, ci sì. Siamo lasciati alla fine due gusti insieme uguali, così da dare anche una recensione. Quale sia, quale marchio vince? No, aspetta. No, quello. Ah. È sempre gusto pizza. Mi avete detto Giulia non le prende perché non ti piaceranno. Veramente? Sì, sì, me l'hanno scritto proprio una ragazza, ha detto Giulia non le prende perché sicuramente non ti piaceranno, conoscendo i tuoi gusti. Quindi, raga, vediamo. Pringles ha gusto pizza. Però, raga, è altro. Compariamo. Hers compariamo. Versus... Vediamo. Pringles. Non sento... No. Prego. C'è sto colore tipo rossastro bianco. Tipo sotto è. Posso dire che non hanno un sapore definito. Mi sa giusto un senta. Po' di origano, ma proprio. La patatina? Classica con un po' di origano sopra. Cioè sono buone perché ne capanno. Però sono più buone queste. Prendete queste. No. No. Sì, sono cioè proprio quelle cose insulse. Di sicuro si finiranno perché le patatine si finiscono sempre, al di là di tutto. Però non ti viene quella tentazione di mangiarle una dietro la. Tipo tra le due, formaggio è molto più buono. Oppure, ah sì. Parlando al marchio, oppure l'altro verso questo è sicuramente più buono della Hers. Sì. Cioè, ha un gusto, a parte pure la consistenza è diversa. È diversa. Però come un qua aroma, come sapore. Sì, ricordi. Ricordo bene, devo un attimo capire. Vedi. Alla fine pure il quantitativo mi sembra che stiamo alla fine. No, no, vabbè, questi 28 grammi. No, non proprio rivali. Sono molto più buone l'altra. Ok, andiamo con l'ultimo. Ebbene sì, ragazzi, già con l'ultimo, ma nel prossimo video resterete wow, wow, wow. Quindi vai con la Hers. Sempre Hers. Scorching hot. Scusa, ragazzi, io penso che... Ma è un peperoncino là. Ah, un peperoncino rosso.
Penso sia una specie di maro. Ah sì, alla fine è un peperoncino il suo coso. Pensavo che era una salsina, invece non è un peperoncino. Fatto proprio grande, tipo no, hot. allora, choose your hit. Scegli la tua hit grip. Tipo la tua cosa di intensità fino a quando non sopporti. Aiuto! È tipo fino a quel grado di sopportazione del corpo, il piccante. No, paura. Mi abbiamo fatto vedere, aspetta. Ma... cioè raga, già la busta è abbastanza inquietante. Ah, ci guadagniamo. Innocuo sembra. Mi sembra che lo devo fare. Com'è la colorazione? Come l'altra? Tiene alcuni puntini rossi, quella però. Mamma mia, vedi qua. Fallo vedere. Ma non penso si vedrà. Mamma mia, raga, si sente. In realtà la buttare tutta in bocca. Che ti aspettavi, ma no, mamma mia, no, questa è fortissima, non ve la consiglio. Se vi piace il genere, sì, ma che cazzo? Ma io parlo e mi brucia la gola. Cioè, non penso che c'è qualcuno che riuscirebbe a mangiarsele. Però per farle significa che qualcuno se le mangia. Guarda, te lo giuro. Cioè, io parlo e mi brucia la gola. Ti si riproduce la saliva. Pure a me. Ok. E niente, raga, che dire, mamma mia. Cioè, sono voluto tipo 5 minuti per ci arrepigliamo. E niente, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.